programmato durante tutto l'anno. Grazie. Raccontiamo una storia di qualche domenica fa. Di notte, tra sabato e domenica, è stata abbandonata una gattina bianca e grigia e proprio nei pressi di Santa Maria Maggiore. Questo è il gesto che non fanno, vedo solo in estate, ma anche durante la ricordo l'inverno. Quindi la gattina è stata, diciamo, curata in poche ore, dagli da mangiare e poi da bere, è stata al sicuro per qualche ora e dopo è stata portata a un piccolo nascondiglio per farla tranquillizzare. Poi dopo ho scritto la notizia su Facebook e qualche ora dopo la gattina è stata presa da un residente di Alati. E ringraziamo il residente di Alati, non so chi sia, chi ha preso questa gattina, ma diciamo così, adottata per dargli da mangiare lui e sta in, diciamo così, tranquilla e in buone condizioni dentro a una casa. Lamentare sull'immondizia, cioè gli orari per buttare l'immondizia e i rifiuti non vengono rispettati. Nel centro storico di Alati, oltre nella parte dopo di San Francesco, ma anche nella parte centrale, cioè in via Vineri. In via Vineri, specialmente la domenica, vengono lasciate delle buste da non so da chi, e non so chi viene, deve essere stato incaricato a vedere chi butta l'immondizia. Comunque il fatto è che non vengono mai rispettati i giorni, alcuni giorni si deve buttare la carta ma buttano anche altri rifiuti e non solo la carta, invece per fare una differenziata serve solo la carta, serve solo l'immondizia, serve solo il vetro e serve anche la plastica. E questo significa di fare la differenziata, ma specialmente come dicevo il giorno della domenica in questi vicoli più stretti, via Vineri e nel centro storico di Alati vengono buttate, diciamo, tutte le ore e non vengono rispettate mai il programma come si deve. Vi parlo in questa occasione di un edificio che si trova lungo via Monsignor Facchini, proprio di fronte alla casa di riposo Giovan Battista Lisi. Questo edificio era stato realizzato dall'amministrazione comunale, o meglio aveva intenzione di realizzare questo edificio per essere destinato alla, come residenza per giovani coppie in attesa di una sistemazione definitiva, quindi per chi aveva delle difficoltà abitative. E purtroppo l'iniziativa è di molti anni fa, probabilmente risalente all'inizio degli anni 2000 e devo dire a distanza di 10 anni questo edificio non è ancora completato e oltre a subire, diciamo, le problematiche di qualsiasi struttura che non viene tenuta, diciamo, con la dovuta attenzione, costituisce, essendo un cantiere ancora aperto praticamente, anche un impedimento, comunque sia un problema per i residenti. Cerco di spiegarmi meglio. Praticamente la recinzione che dà a faccia sulla via Monsignor Edoardo Facchini è una recinzione provvisoria che tra l'altro abbiamo trovato anche parzialmente aperta, quindi non impedisce nemmeno l'ingresso anche a dei malintenzionati e limita quello che è diciamo, il tratto di strada, quindi rende difficoltoso anche il parcheggio, ma soprattutto in questa strada che è a senso unico ma che molti residenti percorrono anche in senso inverso per trovare, soprattutto nelle ore serali, un parcheggio per la loro autovettura.
costituisce un impedimento anche per delle manovre. Chi si avventura lungo quella strada, appunto in senso contrario, praticamente trovando spesso non trovando posti macchina, non trovando parcheggio per la propria autovettura, è costretto a fare marcia indietro, diciamo, incanalandosi lungo questo tratto che praticamente è dotato di un marciapiede, ma il marciapiede per necessità è utilizzato anch'esso come parcheggio delle automobili. Quindi noi abbiamo ripreso questo edificio, abbiamo fatto delle riprese documentando quello che è lo stato di abbandono, almeno dell'area esterna, anche se la facciata presenta delle imperfezioni, presenta delle mattonelle, degli abbellimenti che praticamente si sono staccati dalla parete e sono caduti al suolo. Ma quello che poi diciamo in qualche modo sconcerta è che sul lato opposto, quindi lungo la parallela via San Silvestro, dove c'è praticamente la facciata che dà verso l'acropoli di questo edificio, c'è il percorso appunto di via San Silvestro che è parzialmente, è sconnesso praticamente. Cosa è successo? Nel realizzare il muro di recinzione di questo edificio, nel realizzare quella che è la protezione di questo edificio, appunto sul lato dove non c'è l'ingresso, praticamente è opposto all'ingresso, che cosa accade? Che sono stati tolti per effettuare i lavori dei semici, è stata tolta la parte della pavimentazione e lì purtroppo proliferano erbacce, proliferano rifiuti, perché non si capisce per quale motivo, essendo appunto ormai quella parte almeno della struttura completata, non si provveda a ripristinare la pavimentazione, quindi a far tornare quella strada via San Silvestro nelle condizioni originali. Ci sono anche delle protezioni, delle cose che ne impediscono la visuale, il panorama, che in quelle zone è molto suggestivo. Ma quello che abbiamo notato è anche la proliferazione di rifiuti, c'è il malcostume purtroppo sempre in voga di qualche scellerato che praticamente butta all'interno di quella zona, di quella recinzione, dei materiali di scarto. Praticamente abbiamo trovato plastica, rifiuti, una situazione che comunque merita un intervento. Quindi lo ripeto, l'ho segnalato anche più volte come rappresentante, come fondatore del gruppo all'Atria Abbandonata, quella zona deve essere in qualche modo, proprio perché non si sa, non è un problema che si risolverà a breve, non è previsto, non è stato ancora forse stanziato, spero che l'amministrazione abbia richiesto un finanziamento per completare l'opera, che merita sicuramente di essere portata a termine, forse ce n'è veramente bisogno per le famiglie più disagiate, ma appunto non potendo prevedere i tempi di completamento, di rifinitura, è opportuno appunto ripristinare quella che è la pavimentazione di via San Silvestro e in qualche modo sostituire alla recinzione attuale, tra l'altro anche danneggiata, una recinzione che sia più dignitosa e che permetta soprattutto alle autovetture in sosta di usufruire dell'intera della strada nel modo più completo possibile. Abbiamo notato, anzi qualche residente ci ha fatto notare, che c'è addirittura una tubatura di una fognatura volante, che speriamo che non accada, ma potrebbe in pratica, che so, in seguito a un atto vandalico o a una folata di vento particolarmente forte, praticamente potrebbe anche rompersi e quindi far uscire dei liquami, delle cose, invadendo il terreno sottostante. Quindi ecco, chiediamo che questa struttura venga messa in certo modo, possiamo dire in sicurezza, comunque sia, venga restituito a quell'ambiente, diciamo, un aspetto più dignitoso, un aspetto più sicuro, e che questo avvenga in tempi brevi, essendo appunto quel cantiere fermo da anni, non c'è il motivo che resti in quelle condizioni per altri anni ancora. E così siamo arrivati anche stasera alla conclusione e a sentirci per la prossima edizione. Thank you.
little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.